parlarvi di placca e placcatore e dell'importanza che questo dettaglio ha avuto nell'occasione della prima meta segnata da Munster contro Clermont. Farrell, in questo caso, prima di intervenire, individua il giocatore che sta minacciando il portatore di palla. Si tratta di George Moala, numero 12 del Clermont. Concentriamoci sul dettaglio della manina di Farrell appoggiata sulla schiena di Moala. Una manina che sembra innocua, ma che per l'efficacia dell'azione di Farrell fa tutta la differenza del mondo. Perché Moala, durante il suo intervento, è riuscito a rimanere in piedi e avrebbe tutto il tempo necessario per andare a formare la linea difensiva insieme a Cancorè. Con il rombo azzurro ho evidenziato lo spazio che avrebbe potuto occupare Moala se non fosse stato tagliato fuori dall'intervento di Farrell. Con la freccia rossa ho evidenziato la manina. Se Moala fosse stato libero di posizionarsi con la linea difensiva di Clermont, avrebbe consentito a Cancorè e a Barak di distribuirsi meglio e più efficacemente nel campo, in modo da consentirgli di occupare il canale corretto per poter difendere in modo efficace Cancorè contro O'Mahony e Barak contro Halley.